Questo è un video completamente diverso da quelli che faccio normalmente, ma penso che sia giusto condividere la mia esperienza su ChatGPT. Diciamo che l'ho usata parecchio e fino a qualche tempo fa ero abbastanza convinto che insomma fosse abbastanza affidabile. Oggi devo dire che almeno su certe cose bisogna starci molto molto attenti. Allora, tutto nasce dal fatto che ho chiesto se ha, come potete vedere qui, hai notizie su Cesare Bonatta. La risposta è stata: mi spiace, non ho informazioni. Mi puoi dare qualche informazione in più? E allora ho scritto uno scrittore, professore di Bolzano, nato a Pergine nel 1880. Si tratta di mio nonno, in questo caso, dove qualche informazione attendibile ce l'ho. E lui mi risponde: grazie per i dettagli aggiuntivi. Cesare Bonatta è stato uno scrittore e professore italiano nato a Pergine, in Trentino Alto Adige, nel 1880, questo gliel'avevo detto io, è morto a Bolzano nel 1965, in realtà è morto nel 67. Ha studiato filosofia e lettere all'Università di Bologna e ha successivamente insegnato in diverse scuole superiori a Bolzano. E fin qui io non sono sicuro che abbia studiato a Bologna. Ma comunque, diciamo, può starci, credo che abbia studiato in Austria. Tra le opere letterarie più conosciute di Bonatta ci sono La Valle del Tempo del 1912, La Ferita del 1925 e Il Volto dell'Amore del 1933. Bene, di tutti questi libri che non ha scritto mio nonno, non si trova traccia su Google. L'unico risultato, Il volto dell'amore, copertina flessibile, su Amazon, è di un tale Flavio Caroli, o Caroli, e sembra che si tratti di un libro del 2012 che parla di storia dell'arte, sostanzialmente. Dopo andremo ad approfondire questi libri. Intanto andiamo avanti. Tra le opere letterarie più conosciute di Bonatta ci sono La Valle del Tempo, questo l'abbiamo visto. È stato anche un importante studioso della letteratura italiana e ha pubblicato diversi saggi su autori come Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Ludovico Ariosto. Ci tengo a precisare che non mi risulta che mio nonno sia stato uno studioso della letteratura italiana, più che altro probabilmente ha scritto molti libri di didattica per le scuole. A questo punto gli ho chiesto: sai dirmi qualcosa di più? E allora lui ha tirato fuori altre informazioni. Oltre ad essere uno scrittore insegnante, Bonatta ha anche svolto un'intensa attività di critico letterario. Ha scritto numerosi saggi su autori come Dante, Petrarca, Ariosto, Leopardi, Manzoni, eccetera, eccetera. E poi qui avanti con descrizioni, ha collaborato con riviste e giornali, l'Adige e il Trentino. Questo è vero, questo è possibile. È anche vero che durante il fascismo ha subito delle limitazioni nella sua libertà di espressione a causa delle sue idee antifasciste. Che poi nel 1938 sia stato rimosso dall'insegnamento a causa delle leggi razziali fasciste non è assolutamente vero, perché comunque era cattolico e non ebreo, quindi sicuramente non a causa delle leggi razziali. A questo punto ho chiesto informazioni su mio padre, di cui diciamo so la gran parte, e quindi gli chiedo: di Franco Bonatta, nato a Bolzano nel 25, hai notizie? Mi dispiace, non ho trovato informazioni specifiche su Franco Bonatta. Il nome Franco Bonatta è piuttosto comune, anche questo assolutamente non è vero, e ci possono essere molte persone con questo nome. Se mi fornisci ulteriori dettagli o informazioni specifiche su chi è Franco Bonatta o su cosa ti interessa sapere, posso provare a cercare informazioni più dettagliate per te. Quindi a questo punto gli ho detto: era ingegnere, partigiano nella Seconda Guerra Mondiale e politico a Bolzano nel dopoguerra. Grazie per la precisione, ecco cosa ho trovato. È nato a Bolzano il 2 aprile del 1925, in verità è nato il 24 novembre del 1925. Durante la Seconda Guerra Mondiale ha combattuto come partigiano nella resistenza italiana contro i nazifascisti, e questo è vero. Dopo la guerra è stato uno dei fondatori del Partito Comunista Italiano PC a Bolzano, assolutamente falso, era nel Partito Socialista. Ha svolto attività di ingegnere elettronico lavorando per alcune aziende nel settore della radio e della televisione. Falso, era un ingegnere idraulico e
lavorava come libero professionista. Dal 1956 al 59 ha ricoperto la carica di assessore ai lavori pubblici nel comune di Bolzano. Anche questo è falso. Ma qui possiamo andare a vedere chi era l'assessore ai lavori pubblici nel comune di Bolzano dal 56 al 59. Non avendo trovato niente su Google, posso chiederlo direttamente a lui, quindi avvio una nuova chat. Quindi gli ho chiesto chi era l'assessore ai lavori pubblici del comune di Bolzano dal 56 al 59 e mi dice che non lo sa. Torniamo alla risposta precedente. Dice: è anche stato consigliere provinciale del PC, mai stato, e ha partecipato alla vita politica della città e della provincia di Bolzano per diversi anni. Questo sì, nel PSI e nel PSD. Franco Bonatta è morto il 17 settembre del 98, anche questo non è vero, perché è morto il 18 dicembre del 1994. A questo punto gli ho detto che ha informazioni sbagliate e si scusa e rinizia da capo, quindi ecco alcune informazioni aggiornate. Franco Bonatta è nato il 24 novembre del 1925, gliel'ho detto io, quindi è chiaro che lo sa. Ha combattuto nella Resistenza, e questo gliel'avevo già detto io. Ha una laurea in ingegneria elettronica presso l'Università di Bologna, non è vero. Ha lavorato per diverse aziende, tra cui Magneti, Marelli, Zanussi e Siemens, non è vero. È stato uno scrittore di racconti e di poesie, pubblicando diversi libri, tra cui L'aria non si mangia e L'apostrofo. In realtà ha scritto un altro libro, solo un altro libro, e non questi. Dal punto di vista politico è stato membro del Partito Socialista Italiano, PSI, ha svolto diversi incarichi politici a Bolzano, non è vero, tra cui il ruolo di assessore alla cultura nel 68. Ok, eccolo qua un'altra cosa che si è inventato totalmente. E poi è morto il 18 dicembre del 94 a Bolzano e questo gliel'avevo detto io. A questo punto gli ho chiesto se sa qualcosa del romanzo La verità di Patrizia, quello che ha scritto effettivamente mio padre. E il libro racconta la storia di Patrizia, una giovane donna del Trentino che insieme al marito e alla figlia si trasferisce a vivere in una grande città del nord Italia. Patrizia si scontra con una realtà urbana completamente diversa dalla sua vita precedente e affronta diversi bla bla bla. Non c'entra niente. Questa è tutta un'altra storia. Ecco, in questo senso bisogna dire che sicuramente l'intelligenza c'è, perché per inventarsi le cose e diciamo fare dei collegamenti che in parte sono veri e in parte sono falsi, l'intelligenza c'è. Bisogna stare molto attenti sulle informazioni che si ricevono, perché in un caso di questo genere si rischiano di prendere veramente delle cantonate micidiali. Bene, questo è quello che ho scoperto su ChatGPT.